Buonasera e ben ritrovati. Vi dico la verità, questo video non avevo intenzione di farlo, semplicemente perché ormai in tanti hanno parlato di Azzurrina e tante se ne sono dette. E anche se ho trovato un libro che ricostruisce la storia di questa bambina, pensavo che alla fine l'argomento risultasse un po' noioso. Poi qualche giorno fa è successa una cosa buffa. Corrado, giusto per scherzare, ha chiesto ad Alexa di raccontarci una storia dell'orrore. E Alexa, non so perché, ha tirato fuori la leggenda di Azzurrina. L'ho visto come un segno del destino e quindi ho detto ok, facciamo questo video. Prima di entrare nell'argomento più corposo, piccoli e brevi cenni storici e geografici che siamo abituati a raccontare e che sicuramente non guastano. Ci troviamo precisamente a Toriana, in provincia di Rimini, nella Val Marecchia. Qui sorge una delle rocche più belle e meglio conservate e che ha la particolarità di poggiare le sue fondamenta proprio sulla roccia del picco di un monte, il Mons Belli, che tradotto dal latino vuol dire monte della guerra, perché su di esso sono state tenute numerose battaglie. Stiamo parlando del famoso castello di Montebello. Un atto notarile del 1186, e questo dimostra che il castello è stato costruito molto tempo prima, ne rogita la vendita a un tale chiamato Giovanni Malatesta, il famoso Gianciotto, uomo politico, condottiero e famoso per l'efferato omicidio di due amanti altrettanto famosi, Paolo e Francesca. A quei tempi il castello era una semplice fortezza, che però i Malatesta ampliarono e resero maestosa ed inespugnabile proprio per combattere i loro nemici più storici, e cioè i Montefeltro. La rocca, o meglio il castello, rimase ai Malatesta per tre secoli, fino al 1393, quindi non tanto tempo dopo i fatti di Azzurrina, quando i Montefeltro riuscirono ad espugnarla. Dal 1464 passò di proprietà alla casata nobiliare dei Conti di Guidi di Bagno, così come lo è tuttora. In questo castello si dice abiti il fantasma più famoso d'Italia, il fantasma della bambina chiamata Azzurrina. La leggenda dice che nel 1370 il feudatario dei Malatesta, Ugo Linuccio, o meglio Uguccione, e la consorte diedero alla luce una bambina a cui venne dato il nome di Guendalina o anche Adelina, ma molto più probabilmente Guendalina. La bambina nacque albina, quindi con occhi azzurri e capelli bianchi. Il 1300, ormai lo sappiamo, così come tutto il Medioevo, era un'epoca di streghe e di inquisizione, per cui la bambina venne tenuta nascosta al popolo e ai più, perché non potevano capire questa sua differenza. Di conseguenza, per cercare di renderla il più possibile simile agli altri, la madre le tingeva i capelli con una tintura che però, reagendo chimicamente con il bianco dei suoi capelli, risultava azzurra, da qui ovviamente il soprannome della bambina. La bimba era amata, crebbe felice, ma una notte, il 21 giugno, dice la leggenda, il 21 giugno del 1375, successe l'irreparabile. Era una notte con un brutto temporale, imperversava una brutta tempesta e Uguccione era fuori dal castello per una delle sue innumerevoli battaglie. La bambina stava giocando a palla con una palla di pezza che rotolò giù dalle scale che portavano alla nevaia o alla ghiacciaia. Lei era custodita da una tata e da due soldati. Questi soldati, la bambina nel vedere la palla cadere, ovviamente corse giù.
corse giù e tutto all'improvviso si sentì un urlo, un tonfo e poi più nulla. I soldati, dicevo, per andare a controllare cosa fosse successo, corsero giù anche loro dalle scale, ma non trovarono nulla, non trovarono la bambina, non trovarono il suo corpo, niente. Questa è la leggenda che viene tramandata per decenni oralmente all'epoca, fino a quando un frate della corte dei guidi di bagno non decise di raccogliere varie storie della vallata in un testo, e tra queste storie scrisse anche la leggenda che è stata tramandata fino a noi di Azzurrina. Ma questa leggenda sembra non essere del tutto verosimile. Studiando quello che è la storiografia della vallata e le vicende personali dei personaggi, un ricercatore di Forlì, Leo Farinelli, è riuscito a ricostruire quella che sarebbe la presunta vera storia di Azzurrina, e la raccoglie in un libro, la racconta, scusate, in un libro intitolato Azzurrina di Montebello. Cosa dicono le sue ricerche? Il vero nome di Azzurrina è Guendalina della Fagiola, figlia di Uguccione della Fagiola e di Costanza Malatesta, uniti in matrimonio per volere di Papa Urbano VI al fine di mettere a tacere gli asti delle due casate, per cercare di ampliare il potere e delle famiglie e del papato stesso. Uguccione della Fagiola è discendente del suo omonimo più famoso, Uguccione della Fagiola, condottiero e mecenate, niente poco di meno che di Dante Alighieri. Costanza Malatesta era diretta discendente della famosa casata, si dice di lei che fosse un'abile stratega e una donna dai tanti amanti. Guendalina nacque e non morì nel 1375, nel mese dei doni, presumibilmente dicembre, così come riporta un registro nell'archivio del castello. Dalle ricerche effettuate sembra che il nome Guendalina sia stato proposto dal musico di corte, un irlandese tale Gael Duggan, che vedendo le caratteristiche della bambina, la bambina nacque bionda, non albina ma bionda, propose il nome Guendelina, che in irlandese celtico vuol dire bambina dalle ciglia bianche. Poi il nome venne modificato in Guendalina. Il fatto di essere bionda la rendeva ovviamente diversa, e diversa la era, perché era diversa dalla sua famiglia, che aveva i capelli scuri e la carnagione mediterranea. Ma questa caratteristica purtroppo aveva fatto scandalo, perché si dubitava sulla paternità di Uguccione e la si riteneva una bambina impura. Lo stesso Uguccione pose il dubbio alla moglie, la quale continuò a dichiarare la propria fedeltà e la propria innocenza. Occorre precisare però una cosa, che quando il musico irlandese arrivò alla corte di Uguccione, arrivò anche un soldato, un armigero che era stato chiamato direttamente dal Papa per diventare il capo delle guardie del castello. Questo soldato si chiamava Hubert Jean Joseph e fu lui ad essere preso di mira, perché le sue caratteristiche nordiche, ahimè era biondo, erano diventate il simbolo del tradimento di Costanza. Più passava il tempo e più la natura della bambina si mostrava per quello che era, e non per le sue caratteristiche fisiche, o meglio, non solo. Guendalina era molto molto intelligente, conosceva la musica pur non avendola mai studiata, parlava e canticchiava in francese, parlava di questioni religiose, parlava di Mosè
e questo metteva in difficoltà sia gli uomini di chiesa che il Papa stesso. Inoltre, sapeva cucire le stoffe e sapeva conciare le erbe, ricavandone profumi, oli e tinture, e questo si sa che cosa voleva dire in quel periodo. Addirittura fu lei stessa, in base alle ricerche fatte, che a 6-7 anni decise di tingersi i capelli con questa tintura bluastra ricavata da una pianta, il guado, che ancora oggi viene utilizzata per tingere di blu i blue jeans. Viene infatti chiamata oro blu. Poi purtroppo i capelli le venivano tagliati corti dal padre. Gwendalina era questo, una fonte di stupore per tutti, per la famiglia stessa, ma soprattutto purtroppo anche una fonte di vergogna, tanto da mettere a disagio la famiglia stessa. Quando Uguccione ebbe il suo figlio maschio, il suo primo figlio maschio, la sorte di Gwendalina fu segnata. Le dicerie che parlavano delle sue caratteristiche fisiche e del tradimento di Costanza in parte si erano un po' affievolite, ma non furono mai messe a tacere. Occorreva farlo. Per cui all'incirca all'età di 7 anni di Gwendalina non si sa più niente, scompare misteriosamente dal castello, molto probabilmente in una notte di solstizio d'estate, quindi il 21 di giugno. La storia qui non narra argomenti e fatti specifici. Teniamo conto che certe cose venivano tenute nascoste, ma considerando le circostanze si pensa che Uguccione, quindi il padre, abbia soldato un sicario per far sparire il frutto del tradimento di Costanza, quindi la figlia, e farne sparire il corpo nelle campagne circostanti. Inizia da qui la seconda leggenda di Azzurrina, perché si dice che ogni 5 anni, in una notte di solstizio d'estate, la bambina torni al castello e si faccia sentire. Diverse troupe televisive e anche alcuni gruppi di ricerca paranormale hanno fatto nei decenni delle indagini al castello e sembra che qualche risultato si sia ottenuto, nel senso che ci sono delle registrazioni che riportano dei lamenti, una voce di bambina, e chi va a visitare il castello, perché il castello si può visitare pagando regolare biglietto, alla fine del tour la guida fa sentire questa registrazione che riporta il lamento di una bambina. Addirittura si dice, non tantissimo tempo fa, che un guardiano, nel risistemare il salone, ha guardato il soffitto e ha visto la bambina appesa al soffitto per i piedi. Si spaventò a morte, al punto da chiamare i carabinieri, e quando i carabinieri arrivarono constatarono il fatto, cioè sul soffitto c'erano delle piccole orme di bambina. Leggenda o verità? A volte le leggende hanno un fondo di verità. A cosa credere? Ditecelo nei commenti, perché a noi fa piacere la vostra opinione. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, lasciate un like e alla prossima volta.